Ma si è occupato delle riprese, del montaggio e della fotografia, mentre la regia era di Nicola Nocella per il videoclip Make Love dei Neri per Caso. Raccontaci di questa esperienza. L'esperienza del premio? È stata un'esperienza bella, perché sono contento che il video abbia preso questo premio, perché proprio perché ho affrontato questo lavoro come da videomaker, quindi affrontandolo, diciamo, quasi in maniera artigiana, no? Ho curato quasi tutti i reparti e, insomma, il fatto che abbia ricevuto questa menzione speciale, insomma, mi lusinga. Per i profani del mestiere, quando si parla di fotografia, che cosa si intende? Io faccio difficoltà a comprendere di che cosa si occupi qualcuno che si occupa di fotografia. Quando realizziamo la fotografia per un audiovisivo, il direttore della fotografia decide quali sono le inquadrature, dispone le luci che vanno messe in scena per illuminare il soggetto, l'ambiente, e quindi il direttore della fotografia fa questo. Così come farebbe un fotografo per la fotografia, solo che lo si fa per il video, è la cosa un po' più complessa, perché il soggetto non è fermo, si muove nell'ambiente, nello spazio, canta, salta. Nella tua esperienza, che hai avuto anche tanti riconoscimenti a livello nazionale per anche i cortometraggi che tu hai fatto, dove ti trovi meglio? A girare un videoclip, un cortometraggio? Qual è l'ambiente in cui ti senti a casa? Allora, il videoclip sicuramente è una dimensione che io amo, perché Federico, io da piccolo dovevo fare la rockstar, ma non avevo neanche il physique du rôle, e quindi non ho studiato musica, e quindi per compensazione, diciamo, e facendo questo lavoro sono riuscito a mediare, quindi mi diverto molto a fare i videoclip. È sicuramente una dimensione diversa rispetto al cortometraggio, perché col videoclip la cosa bella è che puoi sperimentare, puoi azzardare con linguaggi diversi, puoi mischiare i linguaggi. La cosa che più adoro è appunto sperimentare. Qui non l'abbiamo fatto tanto, perché il cortometraggio, il videoclip l'ha scritto Nicola Nocella e ha scritto per i Neri questa specie di omaggio al loro ventennale, perché i Neri quest'anno compiono 20 anni di carriera, quindi niente, insomma, abbiamo cercato di lavorare più sulle loro personalità, perché, diciamo, nel video si vede e loro sono così, sono pazzi, cioè nella vita reale, per quanto qualcuno è abituato a vederli a Sanremo, no? Diciamo, sono bravi ragazzi, no? In realtà sono pazzi, sono tutti pazzi. Quindi la domanda te la ripongo: cortometraggio, videoclip, Enzo Pilonica che cosa sceglie? Non devo fare una scelta per forza. Cosa preferisci? Preferisco il videoclip perché, ti ho detto, è una dimensione in cui posso azzardare tanto. Il cortometraggio, la fiction, è comunque una dimensione che a me piace molto, perché fondamentalmente ti permette di raccontare una storia. Lo fai anche col videoclip, però nel videoclip quella storia è soggettata a una canzone, al testo della canzone, a un'emotività. Nel cortometraggio spesso, le immagini che costruisci sono a servizio di quella storia, fanno parte della storia, sono la storia stessa. Non faccio una scelta. Quanto è difficile mettere in pratica un'idea, soprattutto se l'idea è di un'altra persona? Ti è mai successo di dover creare delle immagini sull'idea, sul progetto nato da un'altra persona? Magari uno, quando lo scrive, quando lo immagina, ha già in mente una cosa, è difficile poi trasportare quell'idea in fatto? Sì, è complicato trasporre in immagini un'idea, è difficile anche perché quando sono io a scrivere, e quindi certo sono più facilitato,
Però la sfida è proprio questa. Sul videoclip, per esempio, su questo videoclip, io e Nicola Nocella oramai abbiamo questo sodalizio artistico già da diversi anni, e quindi quando lui mi racconta le sue idee, io so già dove vuole andare a parare, quindi diciamo poi nella costruzione della messa in scena spesso ci troviamo d'accordo, perché io dico: Nic, guarda, facciamola così, bellissima, lui fa bellissima, quello che volevo fare, e quindi diciamo con lui è facile lavorare. Mi è capitato di lavorare spesso anche con altri registi che mi hanno chiamato come direttore della fotografia, e spesso io sono in macchina, anche cioè giro, quindi decido le inquadrature e filmo nello stesso tempo. E sì, se mi chiamano vuol dire che riesco ad assolvere bene questo compito. Tra i lavori che hai svolto, ne hai uno a cui sei particolarmente affezionato? Allora, non ce n'è uno in particolare, poi ce ne sono tanti. E in realtà il lavoro a cui ci si affeziona di più è quello che è il prossimo, quello che stai per fare, oppure quello che non sei ancora riuscito a fare. C'è per esempio un cortometraggio a cui io sono molto legato, e in questi giorni stranamente sta ritornando nei discorsi con gli amici, con gli attori, i registi, ed è un cortometraggio a cui sono molto legato, non sono riuscito ancora a realizzarlo, ho già la colonna sonora, per esempio, ma spesso l'ascolto in macchina, e quindi diciamo è come se fosse in un incubatore, no? Quindi è una storia a cui sono molto legato, però non ho ancora preso vita, ecco. Quindi, progetti per il futuro, oltre questo sogno nel cassetto, questo cortometraggio nel cassetto? Vabbè, sto realizzando, ho appena finito di realizzare due videoclip per i CFF, che è una band di Gioia del Colle, sono bravissimi, è una band che ha collaborato con Paolo Benvenu, che io adoro, non sono ancora riuscito a lavorare con lui direttamente, quest'estate abbiamo anche rischiato di lavorare assieme, ma non è andata in porto. E poi sto lavorando in realtà a un progetto a cui io tengo molto, un altro videoclip, è un videoclip di una canzone di Björk riarrangiata da una cantante jazz in un disco, poi è stata pubblicata in un disco edito dalla Universal, ed è un progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi, perché diciamo, ho pensato a una roba abbastanza articolata, e quindi questo è il mio prossimo, diciamo, lavoro, quello che sto per partorire. Grazie Enzo Piglionica, e in bocca al lupo per il futuro. Viva il lupo!